Oggi parliamo di extension e parleremo in particolare delle extension a clip, che sono delle tessiture dove vengono applicate le clip. Eccole qua, adesso questo è piccolino, quindi noi potremo trovare vari tipi di prodotti per proporlo alla cliente, la clip, sia in tessitura mediamente di 1 metro, 80 centimetri, 1,20 metri, dipende sempre dalla pesantezza dei capelli, e andiamo a calcolarli sempre a grammi. Quindi un extension a tessitura clip mediamente sono 100 grammi, che possono essere sia nella matassa specifica di 100 grammi o già pronte all'uso, e in base alla quantità di 1 metro dei capelli noi possiamo andare a sviluppare quanti inserti si può realizzare. Nel video poi che andremo a vedere a livello pratico, perché extension clip pratico, vi mostrerò come applicare delle extension a clip, anche per motivare le persone a considerare l'allungamento dei capelli. Quindi sono delle tessiture, in questo caso specifico a filo, di 45 centimetri. Capelli indiani remi. Cosa significa remi? Remi significa a taglio netto. Ci sono persone che donano i capelli facendo una treccia e vengono tagliati direttamente sulla radice, quindi le cuticole sono rivolte tutte di un verso, e è un capello veramente eccezionale e molto ben lavorabile. Quindi altre considerazioni, andremo a fare un lavoro un po' particolare, sfumato, per farvi vedere più o meno la differenza che può esserci quando andiamo a montare un extension a clip, e quindi i volumi eccetera. Quindi buona visione del video, andiamo a lavorare insieme. Ciao ragazzi, oggi parleremo come montare una tessitura a clip. Con pochissime mosse noi riusciamo a dare un movimento alle persone. In questo video utilizzerò delle ciocche a clip, eccole qua, adesso ve le faccio vedere un pochino, un po' più nel dettaglio. Eccolo qua, hanno queste due estremità che si chiudono e fanno clac. Dentro abbiamo del silicone per proteggere i capelli e non avere nessun problema. Ci sono tante persone che vogliono la praticità e noi gliela diamo. Quindi adesso vi faccio vedere con pochi inserti come possiamo realizzare un'estensione a clip. Allora, ci divideremo la testa in 4 parti e adesso tutto prenderò tutta una ciocca dei capelli. Poi quando troviamo dei capelli sfumati come questi, questa è una parrucca naturalmente, ma per farvi capire dove noi dobbiamo andare a essere un po' più presenti, quindi inizieremo una riga longitudinale a questa altezza, perché andremo a montare 3 inserti di 2 misure differenti. Allora, nel momento che io ho una riga longitudinale, a
a prendermi questo che è la misura giusta per questo punto qua. Allora, queste tessiture con i clip le possiamo trovare già fatte, ma possiamo anche farle noi, diventando degli artigiani nel tagliare e nel cucire queste clip, ma questo lo vedrete su un altro video specificamente come lavorare. Andiamo avanti. Quindi, allora, potremmo incontrare clienti che hanno dei capelli veramente molto fini e una delle cose che vi consiglio, una leggera cotonatura sulla radice per aiutare la clip a sostenersi. Se noi ne abbiamo tre, le faremo questa cotonatura nei tre punti che va a agganciarsi. Ok? Partiamo dal centro sempre, perché così almeno posso tirare la tessitura e mantenerla in tensione. Allora, nel momento che io ho infilato questo fermaglio, posso fare click. È fatto a curva e quindi già si tiene moltissimo. Quindi vado a posizionare il secondo e faccio sempre questo click. Anche da quest'altra parte, eccolo qua. Allora, qui in questo momento noi abbiamo montato il primo insetto lo pettiniamo. Vedete come salto, come si è. Adesso il colore è per dare un po' più visibilità a quello che stiamo facendo, però lo possiamo anche realizzare con il colore di base. Qui potrebbe essere uno chartreuse sfumato sulla punta. Allora, poi andiamo a prendere il secondo inserto che sarà leggermente più grande. Quindi vado a creare un altro inserto. Non longitudinale, ma leggermente ovale, proprio perché la fascia ci possa aiutare ad avvolgere di più il tutto. Vedete sulla punta come è poverella, però adesso piano piano andremo a riempire con gli inserti. Allora, questo ne ha quattro. E andiamo a fare sempre quella piccola cotonatura che ci aiuta a mantenerlo senza spingere eccessivamente, perché è solamente per quei capelli fini che non hanno una tenuta importante. Poi puoi trovare persone con capelli forti. Quindi, partendo sempre dal centro, noi andiamo a mettere una, due, e quattro. Eccolo qua. Allora, questa è la seconda tessitura che noi andiamo a posizionare. Ha sempre una elasticità forte, la prendo, la tiro, ma rimane. Quindi andiamo nella terza. Di media se ne mettono tre, ma in base sempre all'indagine conoscitiva che fai con la cliente, ne parli, ne puoi anche applicare due, perché la cliente è desiderosa a montare solo per la lunghezza. Poi ci sono persone che lo fanno per il volume,
Quindi siamo alla terza, facciamo sempre quella cosina della cotonatura, eccolo qua, molto molto semplice. Questo è uno strumento, quando noi proponiamo estensioni, se ce ne abbiamo qualcuna di vari colori, possiamo dare emozioni alla cliente e vi consiglio di tre o quattro colori, no? Non di più, colori base, i chiari, perché poi farla indossare a una cliente, che si chiama una pelliccia da indossare, gli dà quell'emozione per fare l'allungamento, non solamente a clip, ma un allungamento di capelli e poi puoi decidere. Adesso questo della clip fa parte sempre di un processo, guardate che bella sfumatura, ok? Quindi già abbiamo una pienezza fantastica. Adesso andremo a mettere i laterali, poi ognuno deciderà per il taglio o per la lunghezza che vuole. Oggi parliamo solamente del montaggio di extension a clip. Quindi per fare dei laterali, adesso io mi metterò in questa posizione, abbiamo un'altra due per parte e poi ne abbiamo un pochino un po' più chiara, sempre per dare un movimento ai capelli di colore. Partiamo con quella più piccola. Creeremo una riga come vogliamo, in questo caso non faccio una riga dritta, ma faccio una riga a zigzag. Allora andremo a posizionarlo leggermente più alta della terza, leggermente, non eccessivamente, eccolo qua. Andremo sempre a cotonare. E monteremo questa clip. Mi raccomando, sempre un centimetro all'attaccatura internamente. Quindi eccolo qua, questa è una e questa e andiamo a pettinarli tutti insieme, ecco. E per ultimo metteremo questa schiaritura leggermente più alta, ecco. Diagonale, vicino alla trama, si nota. Eccolo qua, questa è la parte laterale, vi faccio vedere anche posteriormente che effetto possiamo dare con le clip. Ci vediamo al prossimo tutorial e il prodotto clip è importantissimo perché se tu lo hai in negozio come riserva per te, per le spose, eccetera, nel momento che vai a dare un'emozione a una persona, hai l'opportunità di proporgli le quattro extension, fusione, tessitura, clip e biadesivo. Perfetto, grazie e ci vediamo dopo.